Purtroppo veniamo e ancora viviamo un periodo particolarmente disastroso e doloroso, e a tale riguardo non possiamo in questo momento non ricordare il virtuoso terremoto dell'isola di Ischia e della Santa Eugenia. Durante l'omelia, il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha chiesto ai fedeli, accorsi per assistere allo scioglimento del sangue del santo patrono San Gennaro, di pregare per le due tragedie che hanno toccato il napoletano. Prima però l'annuncio della liquefazione. Il prodigio questa mattina si è ripetuto ben prima della messa. Già all'arrivo sull'altare il sangue era evidentemente sciolto. Addirittura l'aumento di volume sembrava far ribollire il sangue nell'ampolla. Vi annuncio che il sangue di Gennaro è sciolto. Al Duomo questa mattina c'erano migliaia di persone, per questo è scattato il protocollo di sicurezza per evitare attentati, dalle barriere antintrusione alle forze dell'ordine ovunque. Anche su questo Sepe ha detto la sua dall'altare. Sono comunque contro la pace e tanti campi di guerra che in varie parti del mondo continuano a minacciare la pace a tanti fronti, quali ad esempio terrorismo internazionale che continua a insanguinare le nostre città, togliendo la vita a persone innocenti.